stretto con Marini nel centrodestra. Che c'è stato soprattutto in Emilia Romagna con una Lega che ha raddoppiato i voti rispetto a Forza Italia, però ovviamente insomma, il di fatto 60 e passa per cento di astensionismo comunque fa riflettere sul fatto che qualcosa nella ricetta Renzi o non è capita o comunque non convince la gente. Ma io non posso che confermare questa perplessità. Io ho avuto modo di dire che per me Renzi è un berluschino ed è anche responsabile. Berluschino perché ripropone temi di destra, tanto è vero che è molto gradito nel centrodestra, e irresponsabile perché, faccio un esempio classico, l'articolo 18 che non modificherà il mercato del lavoro, andare a aizzare la piazza su un tema così delicato è da irresponsabili, non influendo in maniera seria sulla dinamica del lavoro. Non c'era bisogno di aumentare il malessere sociale. Altre cose ho detto, la gente, gli imprenditori hanno detto potete fare quello che volete, ma se tanto non ci lavoro potete anche farmi venire gratis a lavorare, ma non c'è cosa fare. Non è solo quello, la Jobs Act mette meno soldi di quelli che mettevano sugli ammortizzatori sociali, cioè sulla CIG, Cassa Integrazione Guadagni. E quindi vuol dire che alla fine della flex security, permettetemi la battuta, resta solo la flex, cioè quella che taglia, e non c'è niente security. Bisogna creare lavoro, questa è la priorità, e per creare lavoro si potrebbe per esempio incidere sul recuperare quella che è l'evasione fiscale, parliamo di 180 miliardi o della corruzione 60 miliardi, con la metà di queste cifre potremmo dare una spinta all'economia non banale. Siete postetto in Friuli Venezia Giulia, oggi è iniziata il cammino finale verso l'approvazione della legge sulla riforma delle autonomie locali. Il centrodestra dice grande contenitore vuoto dove tutto resta all'interno dei partiti, ci sono malumare un po' da tutte le parti, forse un po' azzardata, forse paura di cambiare, che idea ti sei fatto? Ma diciamo che non era facile perché i comuni sono tutelati dalla Costituzione, quindi non è che uno può chiudere e togliere. C'era una modalità che si poteva fare calare dall'alto quella che era una riforma. Questa riforma, tutto sommato, cerca di essere fatta in collaborazione con, cerca di dare delle opportunità, e quindi sarà una cosa che deve andare nel divenire con la collaborazione dei sindaci. Quindi io credo invece che sia un bene che non sia così definita, così squadrata, perché man mano che si va avanti si potranno vedere e migliorare alcune criticità che senz'altro, come tutte le riforme, verranno fuori.